Per quanto riguarda la panca piana, il mio suggerimento è di non, almeno agli inizi, non arrivare al punto in cui hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano. Di base, ovviamente, io partendo da zero partirei solo con il bilanciere scarico senza dischi, tecnica assolutamente impeccabile, poi al riguardo ti rimando l'altro mio video. Poi piano piano aggiungo nel corso del tempo i vari dischi, aumento il carico, però, come dire, il rischio di avere qualcuno che ti dà una mano paradossalmente è che dopo strafai con il peso, quindi dopo ne aggiungi troppo, fai magari un'esecuzione non impeccabile con un arco di movimento non troppo ampio, tanto alla fine l'obiettivo è solo portare a termine la ripetizione magari con l'aiuto di qualcuno. Quindi in realtà se parti da zero il carico è solo un mezzo, non è il fine ultimo. Obiettivo primario è tecnica impeccabile, ottima postura, sentire al meglio i pettorali, dopodiché progredisci nel corso del tempo in maniera più o meno, non, in realtà non lineare, però indicativamente del 5% come aumento del carico ogni 2 settimane, ma ripeto, il paradosso è che se hai qualcuno che ti dà una mano rischi dopo di essere fin troppo tranquillo, quindi di aumentare troppo il carico, di rischiare troppo, di sporcare l'esecuzione. Quindi è molto meglio invece avere un carico inferiore, però essere sicuri di poter fare tutta la ripetizione toccando con il bilanciere il petto eventualmente, poi insomma la differenza è minima, e sempre con un arco ampio senza per l'appunto sporcare un po' il tutto come molto spesso fanno i bodybuilder con un arco di movimento molto ristretto, un'esecuzione dove il bilanciere si sposta i 2 cm diciamo verticalmente senza quindi fare il tutto al meglio. Quindi mi raccomando, bilanciere scarico, poco peso, poi aumenti nel corso del tempo, esecuzione impeccabile. Se vedi che sei un po', diciamo, nel dubbio e fatichi, piuttosto riduci il carico e poi lo aumenterai. Ha senso avere uno spotter, come si chiamano, solo magari più avanti, ma sempre in un contesto dove magari il tutto ha già senso perché l'esecuzione comunque è precisa, sei già esperto, magari sei in un ciclo di forza piuttosto che, quindi in un certo contesto può aver senso, ma non agli inizi se questo poi ti porta a sporcare il tutto e a perdere di efficacia. Quindi mi raccomando, come sempre, non preoccuparti per il peso che è solo un mezzo, lo aumenterai comunque gradualmente nel corso del tempo, conta primariamente che ti ascolti, ottimo pompaggio, tecnica impeccabile, dopodiché riesci sicuramente ad avere il top dei risultati senza problemi. Quindi mi raccomando, guarda il mio video al riguardo per l'esecuzione, dopodiché non preoccuparti e progredisci con calma. Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.